quando fa un caldo d'inferno, usa No Sweat. No Sweat tiene asciutta la pelle. Benissimo. Funziona. Una domenica spesa bene. Devi proprio fare il footing tutti i giorni? Non ti secca far sempre tardi? No, al contrario. Li trovo tutti contenti quando finalmente arrivo. Sarà perché quelli che ti aspettano non sono dei malati. No, ma sono clienti incontentabili. Feroci amministratori e un branco di matti del reparto artistico. Molto peggio. Philip, c'è una cosa molto importante che devo dirti. Cos'è? Ci hai appena camminato sopra. Ah, grazie, dottore. Dopo qualche rallentamento, il traffico verso la città è fluido su tutte le strade. È lunedì mattina. Lo sappiamo. Gli osservatori politici stanno dando la testa al muro, cercando di spiegarsi la sorprendente sconfitta del senatore William Grassky dell'Arizona. Nonostante le previsioni della vigilia, Grassky è stato tradito dagli elettori. È la più sorprendente sconfitta. Ah, i politici. Se questa settimana il lavoro all'agenzia diventa troppo duro, mi trovi una stanzetta tranquilla nel tuo ospedale per un controllo psichiatrico. Io posso farti entrare, ma non so se poi posso farti uscire. E ora, ragazzi, un discorsetto tutto per voi. Sì, sì, sì! No, non spegne. Volete sapere la... Ma è solo pubblicità. Come sarebbe a dire, solo? Noi lo sappiamo bene che arrivate sempre in tanti. Milioni, milioni e milioni. Ma solo perché le vostre mamme non usano la soluzione saponosa anticoncezionale. Se usassero un po' della nostra soluzione saponosa, vi assicuro, ragazzi, che vi trovereste in grossi guai. Sì, lo so. L'ho scritta io. Sul serio? Con Goldstein. Ah, vi dovreste proprio vergognare, alla vostra età. Brenda? Allora. Quando è che ci sposiamo? Oh, di nuovo, Philip. Se non mi vuoi, ceniamo almeno insieme martedì. Lo sai che faccio turni di 12 ore. Quindi per altre 12 sei libera e solitaria, a meno che non esci con qualcun altro. Io vado, sono in ritardo. Martedì sera? D'accordo. Solo perché usi così bene le parole. Accidenti. Buongiorno, Tony. Che la
carogna di Quinn mi fa sgobbare anche la domenica. È padrone della baracca, solo da un mese ci ha messi tutti sotto come un rullo compressore. È la bottega aperta. Può sempre capitare qualche cliente. Ehi, bello. Spingi il 28esimo per me. Le scritture per Caroselli sono al 27esimo. Perché non fumi cacca? Puzza meglio. Cosa c'è al 28esimo? L'ascensore neanche ci si ferma. E chi lo sa? È il rifugio di Quinn da quando ha comperato la porta in stripe. No, no. Non scrivo nessun promemoria da mandare al signor Quinn da parte tua. Senta, lei è una segretaria diplomata o sta lì perché non sa fare nient'altro? L'hai detto, signor Flynn. I signori dell'agenzia Tokushimaya sono qui e l'aspettano. Stamattina? Lo sai, i giapponesi adorano le sorprese. Signor Morgan, la sua ex moglie ha chiamato da Honolulu. Non ha ricevuto l'assegno degli alimenti. Lo so, non l'ho mai mandato. Forse finiamo in prima pagina. Signor Morgan, il signor Goldstein la sta cercando. Mi troverà. L'ha detto anche lui. Può ripetere? Hai visto Goldstein? Certo. C'è Goldstein? Sì, lo ammetto, è una presentazione efficace. La ragazza va bene, ma forse si può trovare un gattone con un'aria più felice, un gatto che rida. Scusi il ritardo, signor Morgan, ho perso il treno. Molto lieto di vederti. Goldstein, sei lì, come stai? Come vuoi che stia. Ho bisogno di parlarti. Io non so quanto riuscirò ancora a tirare avanti in questo dannato lavoro. Non ricominciare, non alle 10 di un lunedì mattina. Sì, capisco. Santo cielo, guarda qua che roba. Alle cocciniglie. Le cocciniglie? Provvedi subito. Sai che mi ha fatto Quinn? Quel figlio di puttana ha preso il mio no sweat e venerdì notte lo ha tutto rimontato. Ha preso il mio jingle, la mia canzoncina che era perfetta, e ha cambiato tutto. Ha tirato su la musica di commento. E mi ha fatto fare la figura del cretino. Non si sarà sforzato troppo. Ah, bene. Grazie infinite, sei molto gentile. Come sono queste cocciniglie? Brutte. Se preferisci parliamo di quello che Quinn sta per fare a te. Ma non sono cocciniglie. No, infatti ti ho mentito solo per attirare la tua attenzione. Goldstein, devo finire la stesura di uno show. Mi stai a sentire? Hai visto quella schiera di facce nuove giù nella hall? Il drappello che Quinn pilota in giro stamattina? Sì, e allora? Oh, li hai visti. Beh, perché non ti precipiti subito a salutarli? Rappresentano la metà del tuo nuovo riparto creativo. Sei fortunato. Dico, Reed e Cassidy erano del tuo reparto, se non mi sbaglio, no? Ebbene, li hanno cacciati via venerdì. E Billy Walden se n'è andato per il fatto della schiuma da barba. Diceva che qui mi stai a sentire. Sono tutte chiacchiere da due soldi. Me ne infischio. Walden diceva che qui lo angustiava, così si è squagliato, pur di non dargli il suo jingolo di schiuma. In tre sono stati fatti secchi, oltre ai due della settimana precedente, e hai davanti un altro cadavere potenziale. Vuoi la calcolatrice per fare la Questa somma? Questa agenzia è di Quinn e può fare quello che vuole, ok? Va bene. Vedi, se volessi davvero fare scoppiare una grana, ora ti direi... casualmente che la sera di venerdì scorso si sono riuniti e hanno cominciato una campagna segreta. E senza di te. Corri a spaccare tutto? Lo spero. Signor Morgan, è una riunione riservata. Cos'è questa storia di una nuova campagna iniziata venerdì? Io so solo quello che mi dice il signor Quinn. Beh, io so anche meno. Morgan, proprio lei, si accomodi. Stavo per mandarla a chiamare. Signor Quinn, ho bisogno di parlare. Prego, si accomodi.
Questi sono gli uomini coi quali lavorerà per dei nuovi lanci. Ho già detto che lei è il miglior direttore creativo della città, il campione dei copywriters. Grazie. Sono convinto che né la morte, né la vita, né gli angeli, né la più alta autorità, né i potenti, né ciò che è presente, né ciò che avverrà, né la sovranità, né la morte, né alcuna cosa creata potranno mai privarci dell'amore di Dio, rappresentato da Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore di Dio è infinito, è infinita la sua... E così Ed Porter se n'è andato. Aver venduto l'agenzia a Ted Quinn lo ha ucciso. Ah, un momento, un momento. Che c'è? È un istante. Ok, ora sono a posto. Ma guarda che ti vieni. Ah, te cammina. Il Signore dà e il Signore toglie. Sia fatta la sua volontà. Preghiamo, fratelli. Padre nostro. È caduto. Sia benedetto il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Non si occupa più di pubblicità. È infarto. Certi hanno tutte le fortune. Il nostro pane quotidiano. Ah, guarda là, c'è Alex Stripe. Andiamo a salutarlo. I nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci da... Salve. Male. Ciao, Sam. Philip. Ciao, ciao. Come vanno le cose? Andrebbero meglio se ci fosse qui in quella casa. Scusa, scusa. Ma che cos'è? Ora Sam all'agenzia non si diverte più. Eh sì, somiglia troppo a un lavoro. Una gran rottura. Ah beh, i tempi cambiano. Già. Parenti e amici di Edwin... Edward Porter. Oggi la gente che si dà la pubblicità è diversa da una volta. Che possiamo farci? È così. Posso chiederle una cosa? Perché ci avete venduti a quel King Kong? Un giorno Ted Quinn è venuto a dirci che voleva comprare l'agenzia. E che esperienza aveva in quel campo? Oh beh, non ne aveva nessuna. Che cosa? Lo hai sentito? Aveva lavorato a Washington come consulente per i sondaggi di opinione, penso. Non lo so. Non l'ho mai approfondito. Ed Porter ed io non avevamo interesse a vendere. Però Quinn ci chiese lo stesso di dirgli un prezzo. Glielo dicemmo. Ed si è trasferito da una... E lui ce lo pagò. Alla dimora celeste del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Vedo che te la sei presa molto calma dopo quello che Quinn ti ha combinato. Non mi ha fatto niente. Vuole solo che lavori con dei nuovi assunti, tutto qui. Ah, davvero? Ti sei fatto comprare, eh? Io faccio il mio lavoro. Hai mai pensato di licenziarti, Phil? Gli alimenti, un figlio da mantenere, le rate, l'affitto, stare scherzando. Tutte cose che a me sono mancate. Anni fa avevo deciso di guadagnarmi la vita scrivendo novelle, ma ho fatto fiasco e così scrivo un slogan pubblicitario. Il tonno... Ecco. Il tonno fa vedere... No, è una marca schifosa questa va bene, costa meno. Così ora sei uno dei cocchi di Quinn e non ti importa un fico di quelli che ha cacciato via, vero? Neanche tu sputi sulla tua busta paga. Oh, mamma mia, che prezzo è arrivata ormai la panna. Le vacche saranno milionarie. Quinn ancora non lo sa, ma dovrà fare due chiacchiere con me domattina. Ah sì? Certo. Non mi va che cominci una campagna senza dirmelo. Ah beh, mettiti il sospensorio. Principessa! Ah, sei qua! Ciao tesoro, ciao! Come stai, eh? È arrivato papà con la cena. Ciao! Di, non è un amore? Se non le do da mangiare appena entro, mi tiene il muso per tutta la sera. È sconvolgente. Certo. Vieni tesoro, ti ho portato delle cose tanto buone. Vieni, vedrai amore mio. Paparino ti adora. Ah, forse anche lei ha le cuciniglie. Andiamo in cucina, ti ho comprato il tonno. Perché non la cambi con una donna? Sai, la cosa presenta dei vantaggi. Molla. La panna non si può proprio comprare. Non creda ai miei occhi. Principessa adora pasteggiare con la panna, vero tesoro? No. Sei un eccellente copywriter. Alzi $42,000 all'anno e abiti in questo buco pieno di scarafaggi. No, no, lasciali stare. Sono il boccone preferito di principessa. Troppo tardi. Merda. È un posto adatto solo per i topi. È vero. Infatti ne ospitiamo un paio.
Whiskino per chiudere la serata, eh? Uno solo. Bene. Provvedo un bicchiere qui. Qui ce n'è un altro. Ah, Phil, hai visto questo? È uno splendido studio 96, uno dei migliori mai fatti, eh? Devo solo trovargli un motore revisionato. Veramente mi pare un ferro vecchio. Sempre carino tu, eh? Chissà perché, da te il whisky mi sembra migliore. Sai qual è il mio principio? Sempre quanto c'è di meglio. Questo è per te e famiglia. Salute. Cin cin. Ah, come sta Brenda? Non ti ha ancora messo incinta, spero, eh? No. Ho delle notizie molto succulente sul nostro principale. Se ti metti a parlare dell'ufficio non bevo il whisky. No, no, parlo solo di un'altra campagna di lancio segretissima, non parlo dell'ufficio. Beh, non voglio sapere niente. Ok. Che cos'è? La marca Chocolate Planet. Ti dice niente? Chocolate cosa? Chocolate Planet, eh? Oh, entri, Morgan. Come è venuto a saperlo? Preferisco non dirlo. Le do un avvertimento. Goldstein è uno strano tipo tollerato qui dentro solo perché sa scrivere testi superiori alla media. Ma non si faccia influenzare. È fuori dalla realtà del mondo. Il nostro è forse un mondo reale? Stiamo per lanciare sulle reti televisive una polvere di latte al cioccolato. È una produzione coperta da segreto. Latte e cioccolato un segreto? Il produttore ci tiene che la concorrenza non sia informata. Sa come sono i clienti. Se dispone anche di programmi non segreti, sarò lieto di collaborarci. Non è niente male come battuta. Un sigaro? No, grazie. Signor Quinn, sono il capo del reparto di azione e non mi vanno le cose fatte alle mie spalle. Ma non c'è stato tempo, Morgan. Il cliente ha imposto il segreto e ho dovuto valermi dei copywriters che conoscevo meglio. Quelli che ha appena assunto? Sì, proprio quelli. Li ho messi in quarantena nella mia casa di campagna, obbligandoli a spremersi le meningi. Perché devo essere l'ultima a saperlo? Io comprendo il suo risentimento. In questo mestiere siamo tutti permalosi. Signor Quinn, l'atmosfera dell'agenzia sta cambiando. Ha sostituito metà del mio personale. Vorrei che mi spiegasse che cosa ha intenzione di fare. Morgan. Venga con me. Vede, io non mi considero un uomo che vende solo prodotti. Io vendo idee, concetti. Davvero? Che genere di concetti? Lei può essere chiamato a fare grandi cose, quindi parli liberamente. Esprima pure i suoi pensieri. Signor Quinn, mi permetta la sincerità. Non mi racconti balle. Lei apprezza la posizione che ha qui, vero? Certamente. E proprio per questo vorrei sapere che piani ha per l'agenzia. Beh, eccoli qui. Chocolate Planet. Una cosa di prim'ordine, no? E ho anche dei piani su di lei. In un domani potrebbe diventare dirigente esecutivo. Ehi, ciao, bellissima. Tu dovresti fare la pubblicità. E tu dovresti fare una dieta. Hey, Phil. Da un'occhiata a quelli là. Quali? Quei due sono i direttori amministrativi di Baldwin e Sutton & Company, omosessuali di sesso diverso. Ecco la tua ragazza. Ciao, amore. Ciao. Ciao, dottore. Ciao, Sam. Ma come stai? Bene, di che parlavate? Studiavamo un modo per intrappolare Quinn in un grattacielo in fiamme, nient'altro. Che matto. Ordiniamo qualcosa? Sì. Permette cosa? Tanto la cucina è uno schifo, non vorrà mangiare qua, no? Ah, io so cosa voglio. Sangue di Quinn frullato on the rocks. Falla finita, ne ho abbastanza di sentirti parlare di Quinn. Davvero? Tu ancora non lo sai, ma io gli sto dando la caccia. Ti sei messo a pedinare. Che fai? Sì, purtroppo mi sguscia sempre via. Sai qual è il tuo guaio? Sei uno schizofrenico. Anche gli schizofrenici hanno dei nemici. Ehi, di un po'. A Washington, Quinn, dove si è fatto le ossa in campo pubblicitario? Non lo so. E dove ha potuto specializzarsi nei sondaggi d'opinione? Questo è l'interrogativo sul quale sto lavorando. Volete ordinare, signori?
Infatti, guarda un po' qui. Cosa vuoi prendere? Solo un bicchiere di vino bianco. Cos'è quello? Un motore per il registratore. Con un po' di pazienza funzionerà di nuovo. Registrerò la storia della mia vita. Phil, che fine ha fatto quell'amico che aveva Goldstein? Chi, Bill Walden? Sì, quello piccoletto, con i capelli a spazzola, i denti in fuori, occhiali antiproiettili. È proprio lui. Si è licenziato. Perché? Ha litigato con Quinn per un messaggio subliminale nella pubblicità di una crema da barba. Credevo che i messaggi subliminali fossero illegali. Beh, non è detto. Te ne mostro uno fatto da noi. Eccolo qui. Dai un'occhiata. Che cos'è? Whisky con ghiaccio. Ah, guarda attentamente questi due cubetti. Non vedi un teschio? Sì. E questo qui? Somiglia a una maschera mortuaria, no? Un po'. Lo è. Tony Flynn l'ha ritoccato. Ha sfumato la fotografia e vi ha inserito le facce. A che scopo? Il fascino della morte. Secondo gli esperti attrae i forti bevitori, dà il senso dell'autodistruzione. Comunque serve a incrementare le vendite. Incredibile. È questo che fate tutto il giorno? No. Alcuni inseriscono immagini falliche nella pubblicità dei profumi, altri foto lascive in quella delle sigarette. Mi rifiuto di credere che pochi tratti indistinti che nessuno vede facciano vendere un liquore. Ma questo è il punto. Nessuno li vede coscientemente, ma li registra e funziona. Sai che ti dico? Goldstein non è il solo ad essere svitato. Forse lo siamo un po' tutti, ma è questo che ci impedisce di impazzire. Sam fa il copywriter da 5 anni, quindi è perfettamente normale, razionale e comprensibile che abbia addosso l'etichetta di schizofrenico. Io comunque faccio questo mestiere ormai da 16 anni. 11 come copywriter e gli ultimi 5 come direttore creativo. E anche se per mia vergogna ho vinto 1 o 2 premi in vita mia, parlo della campagna della Omint Mouthwash del 77, sono indubbiamente più meritevole di Sam Goldstein, del tuo affetto e della tua comprensione. Può darsi. Ah, non per compassione. Sai, l'altro giorno ho presentato lo slogan chiave per una campagna di lancio. Vedete se riuscite a masticare questa, per una nuova gomma. E ho scoperto che lo slogan era di Goldstein, l'ha usato per un annuncio umoristico. Per un chewing gum? No, per una lametta da barba. L'uomo che mastica le lamette da barba. Che roba. Forse potrei ricavarci un breve racconto. Chissà. Posso distoglierti un momento dalla pubblicità? Di nuovo? C'è il balletto. Balletto? Sì, un mio collega ha preso 2 biglietti per domani sera, ma non può andarci. Della gente in calzamaglia che si agita sul palcoscenico mi rende nervoso. Mi ricorda il nostro reparto artistico. Va bene, sì, ci vengo. Sì, promesso. Promesso. Ah. Bastardo. Sto portando il mio materiale a Mitchell, Ferron e Yerby. Non la sopporto più questa roba. Ah, Phil, è un sacco che ti cerco, devo parlarti. Adesso no. Che cos'è? Che ti succede? Quinn, mi ha fregato la serata. Devo accompagnarlo alla presentazione di un nuovo articolo. Chocolate Planet? No, lubrificante. Figurati, quel figlio di puttana. No, scusi, signorina. Voglio la dottoressa Wilcox. Ci eravamo fatti un bel programmino per passare la serata. Pronto? Prenda. Sì, hai indovinato. So che hai i biglietti nella borsetta. Mi dispiace, ma ti assicuro, non ne avevo l'intenzione. Non puoi trovare qualcun altro? Dottor chi? No, non mi dispiace affatto, divertiti. Ti chiamo dopo, ciao. Tienimi questa. Giuro che un'altra volta non apro bocca. Per voler capire come la pensa Quinn, spedisco Brenda a teatro in compagnia di un odontoiatra. Femmina? Maschio. Ah, senti, perché hai tanta fretta?
L'auto di Quinn mi aspetta. Tra un istante lui se ne va via senza di me. No, non c'è andare. Philip, io ho tanta paura. Cosa? L'ho spiato e forse ho capito tutto. Devi venire subito a casa mia, devo farti sentire una cosa. Quinn mi sta aspettando. Ma ora quadra tutto, Quinn. Morgan, stiamo aspettando lei. Phil, ti prego. Senti, ti telefono dopo, ok? Mica sentito Goldstein, per caso? No, perché? Voleva farmi ascoltare una cosa importante. Lo chiamo, ma non mi risponde. Da me non ha chiamato. A mezzanotte abbiamo fatto uno spuntino. Speravo fosse finita e sono ancora qui. Lo sai che ore sono? Sono le 2:30 del mattino. Beviamo qualcosa insieme, hm? Fino alle 7 Quinn mi lascia libero. Io non ho sete, e neanche fa. Ho sonno invece. Buonanotte. Sembri arrabbiata, è perché non mi piace il balletto. Non sono arrabbiata. Ti ho svegliata? No. Ah, ho capito. Hai visita. Senti, chiamami domani, d'accordo? Buonanotte. Buonanotte. Credevo non ci fosse più nessuno in ufficio. Ho quasi finito. Che cosa fa? Scheda del personale. Se agganciamo la Banner Oil dovremmo ristrutturare il reparto creativo e quello artistico. Si sarà abituata ormai. Comunque se quando ha finito le posso offrire un sandwich. Lei è molto gentile, signor Morgan, ma ho un gran bisogno di dormire. Forse un'altra volta. Sicuro. Un'ultima cosa. Può chiamarmi Philip. Buonanotte, Philip. Buonanotte. Tutto a posto lì? Sì, certo, grazie. Tenga, si prenda un buon caffè. Grazie, amico. There's a place that I know well, it's fine and groovy with good food and a show better than a movie. Come on down and dig it, baby. Abbiamo agganciato i petrolieri. Scusi. I pozzi di petrolio qui se li può mettere dove dico io. Goldstein è stato licenziato ieri alle 5 e si è già portato via quello che era suo. Non l'ha presa bene. Mi dispiace, Philip. Ehi! Aspetti, per Dio, Sam ha lavorato qui 8 anni. Non si caccia via uno così. È stata una decisione del consiglio. Cerchi di essere ragionevole. Quinn, eh? Mi tiene occupato e caccia via il mio miglior amico. Poteva diventare un grande copywriter. È un grande copywriter. Migliore di quei 6 scalzacani che ha assunto. L'atteggiamento di Goldstein era sbagliato e lei lo sa. Invece il suo era l'atteggiamento giusto, vero? Dovrebbe cercare di parlargli, di aiutarlo. Dice che Quinn vuole vederci. Che diavolo succede? Chiedilo a lui. Sam! Aprimi, Sam, e smettila di piagnucolare, devo parlarti.
forse con questa. Sam! Goldstein, vieni fuori, lo scherzo è finito. Sam! Avanti, Goldstein, dove sei? Prendere un colpo. Ehi, principessa, sono io, Philip Morgan, capo creativo della Queen Porter & Stripe. Come tutte le femmine giochi a fare la difficile, eh? Ma perché non sai parlare? Se Sam non è qui in casa, dov'è? Eh? Forse hai fame, eh? Di. Non è proprio da Goldstein lasciarti così, senza cena. Vieni, principessa, ecco qui il tuo tonno. Ah, adesso vieni, eh? Ecco qua. Che altro c'è ora? Eh? È vero, tu non mangi se non c'è la panna, già. Lo sai, il tuo guaio è che sei viziata e i gatti non hanno diritto di essere viziati. Respingo la deprimente assurdità di dovermi cercare un altro posto come pubblicitario. Un fiasco è un fiasco. Se avessi voluto condurre una vita socialmente inutile, avrei fatto l'insegnante o il poliziotto. E cos'è poi la pubblicità? Un branco di uomini adulti dediti a giochi bugiardi e infantili, e io non voglio più farne parte. Mi chiudo nel frigorifero, così anche se mi viene la FIFA non posso cambiare idea. Mi sono sempre chiesto se la luce si spegne davvero quando uno chiude lo sportello. Sempre quanto c'è di meglio, Sam Goldstein è in carattere con l'individuo, secondo lei? Lo hanno sconvolto. Sì, non ne dubito. Sergente, ci sono segni di effrazione sulla porta. Non ne sono certo, ma hanno l'aria... Sono stato io, ho usato la carta di credito. Fa comunque controllare. Ah, è arrivata anche la nettezza urbana. Che lo portino via. La nettezza urbana? Ross ha un senso dell'umorismo un po' macabro. Senta, perché non andiamo nell'altra stanza, eh? Vorrei farle ancora un paio di domande. Prego. Il defunto le disse che voleva dirle una cosa. Sì, io dovevo andare a una riunione importante e Sam Goldstein cercò di fermarmi dicendo che voleva che ascoltassi una cosa. Ascoltare, dice? Beh, ascoltare, dirmi qualcosa. Che differenza fa? Il significato è lo stesso. Comunque non ho sentito niente. Né mi ha detto niente. Capisco. Aspettate, vi do una mano. Le gambe, piegati le gambe. Problema. Grazie, signor Morgan. Vuol venire poi a firmare la deposizione? Sì, certo. Sergente, se ci aiuta a chiudere la lampa, forse riusciamo a farlo entrare nel sacco. Va bene, vengo. Signor Morgan. Dica. Che lei sappia, esiste un motivo che possa avere spinto qualcuno ad uccidere Goldfaber?
No. E si chiama Goldstein. Ah, certo, Goldstein. Mi scusi. Beh, arrivederla. Senti, tu aspetta lì, Daisy. Sì. Oh, signore, se solo gli avessi dato retta. Signora, deve firmare l'entrata. Era contagiosa. Che altro c'è? Togliti la pelliccia, devi ascoltare anche tu. È il nastro di Goldstein. Ok, prova. 1, 2. Va bene. Diario, primo giorno. Oggi è lunedì, dai, Goldstein, quanti ne abbiamo oggi? Ah, ecco, lunedì 13. Faccio questa registrazione perché ultime parole famose, credo di aver capito cosa c'è sotto. Se i miei sono vaneggiamenti di schizofrenico, voglio essere il primo ad ascoltarli. Giusto, principessa? Eh? Vai a cercare uno scarafaggio. Vuoi stare qua a sentirmi? Va bene. Ero furioso per come Quinn aveva massacrato il mio short per la pubblicità del No Sweat. Era buono, funzionava. Così decisi di fare due chiacchiere amichevoli con lui, su un piano puramente professionale. Volevo solo sapere perché lo slogan conclusivo era stato tagliato e perché verso il finale aveva tirato su la musica senza ragione. Perché aveva massacrato tutto. La sua reazione fu quella prevedibile. Disse che i produttori di No Sweat erano rimasti così soddisfatti che avevano subito rinnovato il contratto con noi. E che c'erano tanti quattrini in ballo, bla bla bla, bla bla bla, com'è noioso. Ah, io allora gli ho detto perché non va a farsi fottere e lui ha risposto perché non dà le dimissioni. È stato un incontro franco e molto fruttuoso. E poi gli ho detto che era un americano corrotto e lui si è arrabbiato. Poi ho tentato un piccolo bluff. Gli ho detto io so la vera ragione per cui ha cambiato il mio carosello. E poi il signor Goldstein, piccolo serpente velenoso, è uscito calmo dal suo ufficio. E ha cominciato a pensare. Ed ecco qua. Idea 1. Le agenzie pubblicitarie vendono idee e possono manipolare a volontà le comunicazioni di massa. Come sono acuto. Idea 2. Le agenzie sono le propagandiste del libero mercato e agiscono liberamente. Questo è dato per scontato. Niente male, eh? Idea 3. E con ciò sono al di sopra di ogni sospetto. Beh, pensate quello che volete, ma io so di avere un buon cervello. Signor Quinn. La segretezza, la riorganizzazione del personale, le porcherie che mi ha fatto, lei nasconde delle cosine nella cassaforte del suo ufficio, signor Quinn. Tutto questo deve avere un senso e portare a qualcosa. E invece no. Però c'è una cosa che devo controllare. A domani, a Goldstein, da parte di Goldstein. Buonanotte. Ok, secondo giorno. Comincio a capire.
Quinn se ne frega del lavoro pubblicitario. Deve essere legato a un gruppo segreto di potere. Dunque, George Miller è quello che compra gli spazi televisivi e gli piace parlare. Mi ha detto che Quinn seguì il primo sondaggio televisivo della campagna del No Sweat. E qui viene il bello. Di solito questi sondaggi si fanno sempre in tutto il paese, ma Miller comprò spazi soltanto in Arizona. È molto sospetto. Perché solo in uno stato? E perché l'Arizona? E ora riprenderò dal principio. Tanto tempo fa, l'agenzia aveva dei problemi finanziari. Arriva Quinn, direttamente da Washington, ha soldi a non finire. E Porter e Stripe vendono. Che diavolo vuol nascondere Quinn dietro l'agenzia pubblicitaria? Chi c'è? Ok, va bene, un momento solo. Quinn, disponendo di un'agenzia, può... Va bene, sto arrivando! C'è qualcuno che bussa alla porta. Ma torno subito. E qui finisce. Non si è affatto suicidato. Era intenta a registrare questo nastro. Philip, ho sentito qualcosa. C'è qualcuno? È qui. Dov'è? Guarda nello specchio. Se n'è andato. Dobbiamo raggiungere le scale. A che scopo? Per andare giù. 27 piani. Cos'è? Sei stanca? No, ma ho le scarpe nuove, ho male ai piedi. Siediti e togliele. Morgan. Sì, signore. Per poco non la imbottivo di piombo, ma che diavolo fa qui? Io ho un marito geloso. Non ci sono molti posti dove andare, signor Quinn. E mia moglie ha assunto un detective. Mi scusi. Ma che gente siete voi, artisti creativi. Per fortuna non è arrivato 5 minuti fa. Morgan, perché non mi fa un piacere? Mi dica. Detesto interrompere un romanzo d'amore. Si trovi un alberghetto discreto. È il sistema che usavo io quando avevo la sua età. Signor Quinn? Come mai va in giro con la pistola? Per i ladri. È ovvio. Per i ladri, ma chi vuol prendere in giro? E noi chi prendiamo in giro? Per tutto il tempo deve essere stato di sopra nel suo 28° piano. Sapessi almeno che devo farci con questo nastro. Non dà conclusioni, insinua molto, ma non prova niente. Charlie, facci uscire di qui. Farai bene a metterlo in un posto sicuro. Hai qualche idea? Forse dove tengo gli psicofarmaci. Ecco a lei, signore. Grazie, sei un angelo. George, ti posso scorcare un caffè? Certo, un altro caffè, Anna. Ma possiamo offrirgli solo quella broda? Beh, a Phil non importa, anche se è fatto con la polverina. Ok. Ma sicuro, sicuro, purché sia caldo. Com'è finita con quella brunetta che Tony Flint ti ha procurato l'altra sera? Ne ha spillato quattrini e mi ha fatto sudare 7 camicie. Già. A proposito, com'è stata programmata la pubblicità del No Sweat? Come ho detto al tuo defunto amico, è stata la cosa più strana che abbia fatto. Ecco a lei, Morgan, prego. Grazie, Anna. Ma come sarebbe? Perché devo dirtelo? No, ti prego, Philip, ho avuto l'ordine di mantenere il segreto. Scusami, George, era una semplice domanda. Dopotutto, credevo che noi due fossimo amici. Ah, ho anche il numero di quella segretaria che volevo presentarti. È un vero schianto, capelli biondi e gambe favolose. Gambe favolose? Sì, ti farebbero impazzire. Quinn mi disse di fare un grosso battage televisivo in uno stato, e in uno soltanto. Uno stato qualunque? In Arizona, l'ha scelto lui. Senti, ce l'hai quel numero di telefono? Sì, credo di averlo da qualche parte, ma perché l'Arizona? E che vuoi che ne sappia, forse per dispetto, sapendo che a me sarebbe costata una fatica del diavolo. Scusa, non capisco. C'erano le elezioni. Ah, ecco, e allora? Allora non ci arrivi da solo. C'era poco spazio disponibile per i comunicati commerciali. Era quasi tutto preso dai candidati del Senato. Già, ma tu hai ottenuto quello che ti serviva? Lo sai che questo può costarmi il posto. Allora, ce l'hai o no quel numero? Eccolo, è tutto tuo.
Ottenni lo spazio che ci serviva e anche più. Quinn volle usarlo fino alla saturazione completa. Comprammo tutto quello che c'era e piazzammo lo short dove ci faceva comodo. Gli elettori hanno visto più noi che tutti i candidati messi insieme. È uno schianto, eh? Ah, vedrai, ne sarai pazzo. Grazie per il caffè, George. Sì? Se Philip Morgan è ancora lì, lo preghi di andare subito dal signor Quinn. Va bene. Senti, io non ti ho detto niente. Non ho aperto bocca. Non ti preoccupare, George. Philip, come si chiama? Anna. Anna. Anna! Ma è la mia segre... Sì, signore. Niente, grazie. Sergente, le assicuro che ho una grande considerazione per il signor Morgan. Le dirà la verità. È quello che mi auguro anch'io. È da lì che controllo la città e i suoi abitanti. Il signor Morgan, signore. Salve, Morgan. Buongiorno, Rose. Si accomodi. Credo che lei abbia già incontrato il sergente Eggersley. Sì, ci conosciamo. Si sieda. Grazie, signore. A quanto dice la polizia, se sembra... Signor Morgan, non credo sia necessario che le ricordi quello che è successo martedì 14. No, non è necessario. Continui. C'è un registratore contro la parete nella fotografia A, con su una bobina. Ma nella fotografia B, presa poco dopo, la bobina non c'è. Signor Morgan, lei è il solo che possa aver preso quel nastro. Belle foto. C'è registrato qualcosa su quel nastro? Posso chiamare l'ufficio legale se vuole consultarsi con un avvocato. Non mi servono avvocati. Signor Morgan, quel nastro è necessario all'indagine istruttoria. Lo ha preso lei. Sì. Benissimo. Allora vorrà sicuramente consegnarcelo. Lei è un uomo testardo, signor Morgan. Io sono molto comprensivo, ma devo portare avanti un'inchiesta. Signor Morgan, ci pensi attentamente. Lei ha forzato la porta della casa di Goldstein, ha trovato il corpo del suo amico, non sa dire che ha fatto nelle ore in cui è stato ucciso. E dei testimoni ricordano di averla vista martedì all'uscita dell'ufficio che discuteva con Goldstein. A questo aggiunga che ha sottratto un importante elemento di prova che si rifiuta di restituire quando vorrà confessare. Mi faccia chiamare. Posso chiedere che hai fatto? Dicono che ho ucciso un uomo. Ah, oh, hai l'aria di un feroce assassino. Dice, poco da ridere. Un mio amico è morto e io non c'entro un accidente. Non ci tengo a sapere perché non sei stato tu. Toh, leggi qualcosa. A sorpresa, Grassky battuto. Sconvolte in Arizona le previsioni delle elezioni. Quando ho avuto la tua chiamata ho pensato che avessi un pacchetto di multe per divieto di sosta. Adesso scopro che hanno fissato per te una cauzione di $75,000. Testimone indispensabile in un caso di omicidio. Insomma, mi fai uscire o no? $75,000 ce li hai? Jill, stai scherzando? La mia ex moglie mi prende metà della paga. Non hai azioni o titoli? Hai trattato il mio divorzio, sai in che acque navigo? Mi han tolto l'orologio, se no mi impiccavo col cinturino. Philip, sei nei guai fino al collo. Lo sapevo già. Che c'è su quel nastro? Niente di speciale, non serve. Ma può coinvolgere te? No. Qualcun altro? No. Se è così, consegnalo. Tirerà sul morale del sergente Eggersley. Va bene. Senti, va a trovare Brenda, a lei il nastro. Dille di far fare una copia, così una la teniamo noi, l'altra la diamo al sergente ed è finita. Farò quel che posso, Philip, ma quello che serve a te è un buon avvocato penale. Sa dove posso far trascrivere questo nastro? C'è un piccolo studio qui sopra, al primo piano. Vada su e gli dica che la manda allo Forman. La contenterà. Grazie. Sono io, lo Forman.
Venga con me. Lei obbedisca e non le succederà niente. Ma io non posso venire con loro. Farei tardi in ufficio. Signora, mi aiuti, vogliono rapirmi. Lei è il marito? No, no. Lei? Io no. Non l'ho mai vista prima. Non so proprio chi sia. Calma, signor. Proviamola al pronto soccorso. Lo sento. Venga con me. Grazie. Scompiare. Grazie, grazie. Grazie. Sergente, il mio cliente desidera consegnare alla polizia quel nastro scomparso. Bene, bene, bene. Sarà certo tutto a suo vantaggio. Come lei sa, il signor Morgan era molto amico del defunto, il signor... Goldstein. Goldstein. E quindi il signor Morgan vuol fare alcune dichiarazioni preliminari. Dunque, vede, la Queen Porter Stripe non è solo l'agenzia che sembra. Non so chi ci sia dietro e non so cosa cerchino di fare, ma Queen mira a qualche cosa. Davvero la pena di farsi sfregiare o mutilare. Sarebbe sciocco. Senta, noi vogliamo soltanto il nastro. Non è stato difficile, no? Lei è una donna molto intelligente. Siete dei dipendenti dell'agenzia. Il signor Quinn, la notte in cui Goldstein è morto, vi ha lasciati circa alle 2 e dall'ufficio è andata al suo club, che è lì vicino. Alle 7 del mattino è tornata al lavoro. Ci sono dei testimoni. Vedete? Aveva bisogno di un alibi quella notte. Finora, signor Morgan, è lei che non può dimostrare cosa ha fatto dalle 2 alle 7 del mattino. Sergente, non vorrà accusare il mio cliente? Io espongo soltanto i fatti che ci risultano. Signor Morgan, lei ci ha detto di avere un'amica. È stato da lei quella notte? No. Ho controllato io i precedenti del signor Quinn. Il suo curriculum è eccellente, anche se insolito non potrebbe essere migliore. Non si occupa solo di pubblicità, però. Goldstein e quella signora sua amica si conoscevano bene? No, un momento, non risponda a questa domanda. Il mio cliente si è detto disposto a consegnare il nastro. Sì, va bene. Nastro. Ascoltiamolo, questo nastro. Brenda? Brenda? Brenda, sei in casa? Brenda, apri la porta. Sì, anche. Brenda, cosa c'è? È tutto a posto, ho portato la polizia. Hai portato la polizia? Come hai fatto a sapere? A sapere? Hanno preso il nastro. Chi? Quei due uomini. Quali? Accendete la luce. Hanno cercato di rapirmi, ma gli sono sfuggita perché aspettavo un bambino. Su, siediti.
E quando sono tornata a casa erano qui ad aspettarmi. Ho cercato di chiamarti, ma hanno tagliato il filo. Il telefono non funziona. Funziona. Hanno promesso di non farmi niente se gli avessi dato il nastro. Ho dovuto farlo, Philip. Glielo hai consegnato? Con un calcio ho rovesciato il cestino portariviste. Allora loro hanno preso. Calma. Era là. Philip, giuro, non me lo sono sognato, è vero, credimi. Mi hanno drogato, mi sono svegliato sul divano, mi hanno anche strappato la camicetta. Ma sì, certo che ti credo. Il nastro era in questo cestino? Sì, sì. Sta calma, sta calma. Quello che avrebbero preso era così? Ehi, di un po', tu perché sei qui? Per fondati sospetti, dicono. La polizia mi accusa di aver falsificato degli assegni. E sei innocente anche tu, eh? Non è il mio ramo di lavoro. E qual è il tuo ramo? FCS, amico. Furto con scasso. Apro anche casseforti. E ci sai fare? Potessi pagare la cauzione e mi rimetterei al lavoro. Perdo un sacco di soldi a star chiuso qui. Complimenti, Morgan. Per ora le è andata bene. Ossia? Vuol dire che esco. Morgan, ho ascoltato il nastro della sua amica. Non c'è niente. Ho controllato anche le sue insinuazioni contro il suo datore di lavoro e anche lì niente. Ciononostante la sua cara e vecchia agenzia ha tirato fuori i soldi per la sua cauzione. E lei viene affidata alla custodia del signor Quinn. Si comporti bene. Sta allegro. Ci proverò. Il signor Quinn l'aspetta. Mi scusi. Signor Quinn. George, c'è il signor Miller. Passi dall'altra parte, George. Oh sì, certo. Ah, Miller. Ha chiesto di me, signore. Lei forse non l'ha capito, ma intendo che le mie istruzioni vengano seguite. Prego. Parlo della campagna televisiva del No Sweat. Doveva restare una cosa confidenziale, no? Sì, signore. Ne ha forse parlato con qualcuno? No, signore, assolutamente. Sì, ne ha parlato. Beh, Philip Morgan è il capo del reparto creativo e io... Accidenti a lei. Confidenziale vuol dire confidenziale, chiaro? Sì, signore. Conosceva le mie istruzioni? Sì, signore. E si è comportato da idiota? Sì, signore. È un errore che intende ripetere? Sì, signore. Ossia, no, signore. Assolutamente no, signore, mai. Bene, Miller, può andarsene. Miller, abbottoni la giacca. Miller, cerchi di dimagrire. Sì, signore. Raccogli il berretto. Aspetta. Neanch'io avrei saputo fare meglio. Due giorni di galera e sono già maturo per il crimine. Spero che tu sappia quello che fai. Per quanto tempo dormirà? Gli ho iniettato 200 mg di amitato di sodio. Starà tranquillo per circa un'ora. Ah, è più che sufficiente. Lì? Sì. Sbrigati.
47 a sinistra. Quanto tempo abbiamo ancora? Non molto. Questa maledetta è più cocciuta di un mulo. Ah. 28 a destra. Non c'è niente che non possa aprire. Eccola qua. No! Che c'è? Via le mani, dilettante. Perché? I guanti. Tieni questa. Gesù, Giuseppe e Maria. Ecco quello che cercavo. Che cosa sono? Videocassette per caroselli. E perché chiuse in cassaforte? Non lo so, siamo venuti qui per scoprirlo. Proiettiamole. Zitto! È il bello addormentato. Rimettiamo tutto dentro. No, no, era lì. No. Accidenti, la cravatta. Cosa? Cravatta. Tiro. Svelti! Liberta, forza! L'ascensore era a questo piano, quindi dovrebbe esserci qualcuno qui in giro. Mi hanno infilato un ago nel sedere, sì, proprio qui. Che cosa dovevo fare io? Porgere l'altra guancia. Seguitiamo il giro. Ok. Non una parola sui ladri notturni. Quinn la sta prendendo alla larga. Credi che abbia saputo? Non c'è niente che lui non sappia. Sì, dal caso che oggi abbia io due posti per il balletto di domani. Oh, si ripo già un impegno. Capisco. Un altro dottore, immagino. Disturbo? Permette che mi sieda? Dottor Wilcox, buonasera. Come mai si trova qui? Devo parlarle di lavoro, signor Morgan. Di solito sono i dipendenti che vengono da me, ma ora ho bisogno di lei. Ah, sì? Che è successo? Ho dei problemi con Chocolate Planet. Che problemi può creare una bibita al cioccolato? La campagna di lancio iniziale è già sistemata, ma tra due settimane, quando attaccheranno coi rinforzi, c'è pericolo che tutto si sgonfi. Lei mi deve ristrutturare il programma. Per questo ho pagato la cauzione. $75,000 solo per avere dei consigli. Le va bene domani? Ha già impegni? Beh, veramente... Ragazzi sono già da me in campagna. Nessuno vi disturberà. La macchina verrà a prenderla in mattinata. Lei è molto premuroso. Bene. Contavo su di lei. Va bene alle 8. Dottoressa? Buonasera, signor Quinn. Un vero artista della carognata. Sì. Non avrai mica intenzione di andare in una casa isolata con quel farabutto? Sta tranquilla, sono grosso, non c'entro in un frigorifero. E se ne avesse uno tipo macelleria? Beh, dove vai col tuo collega stasera? A ballare. Ah, a ballare, splendido. Deve essere uno psicanalista, specialista del profondo, perché mi ha rotto l'anima. Ah, ecco la macchina. Ti chiamo più tardi. Salve. Buongiorno. Chi è? L'autista. Philip, buon lavoro. È stata promossa o farmi da autista rientra nelle sue mansioni? È piuttosto impertinente per essere uno che è fuori sotto cauzione. Io sono la sua custode, Philip. Ah, certo.
lavora per uno come Quinn? Lei non sa assolutamente che uomo sia Ted Quinn. Ah, davvero? Ted è un individuo brillante, pieno di idee, ed è anche molto sincero. Beh, nel campo pubblicitario tutto è possibile. È premuroso, sensibile e profondamente onesto. Ah, se riuscissi a scorgere anche una sola di queste qualità ne sarei molto confortato. Forse non le ha cercate abbastanza, o non nel posto giusto. O ho esagerato nel cercarle. Attento! Farabutti! Le piace? Sì. Peccato non avergli sci... Sentite, non ho intenzione di farla troppo lunga. Ma non possiamo ignorare i risultati negativi di questo lancio di prova. Siamo in allarme rosso. Allarme per Chocolate Planet appena in orbita, possiamo dire. L'imballaggio non è risultato gradito nei primi punti di vendita. A St. Louis lo hanno messo sugli scaffali insieme ai lubrificanti. E a Philadelphia, nei supermarket, insieme ai lassativi. Così abbiamo fatto una riunione col cliente e il reparto artistico. Grazie. E il risultato è questo qui. C'è più aggressività, mi pare, fa più era spaziale. Noterete che abbiamo cercato di non dare al razzo un aspetto troppo fallico. È uno Può schifo. Sembrare una situazione ridicola, ma non lo è. Infatti abbiamo ricevuto una lettera dal Centro Cattolico Giovanile di Filadelfia. Quinn, per evitare indiscrezioni, ha fatto staccare tutti gli apparecchi. C'era qualcosa che ricordava un pene. Non è vero, ovviamente. Ma... Buongiorno. 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 Non vi disturbo, spero. No, affatto. Volevo solo dirvi un paio di cose. Qui siete tutti professionisti e quindi non mi dilungherò. Noi dobbiamo vendere all'America un nuovo prodotto. Il fine da raggiungere è di piazzare entro l'anno 5 milioni di scatole di Chocolate Planet. Non è certo facile. Ma so che voi qui in questa stanza saprete vivificare la nostra campagna di lancio. Qualcuno ha dei dubbi? Bene, lei se la sente, Morgan? Certo, signor Quinn. Sapevo di poter contare su di lei. Signore e signori, sono sicuro che non mi deluderete. Tutte fesserie, Chocolate Planet, un accidenti. Sì? Salve. Evviva. Mi è sembrato di sentirla parlare. Sì, infatti. Posso entrare? Parliamo insieme. Certo, entri. Lei è il capo del personale. Di che cosa vogliamo parlare? Philip, lei è un po' tardo, ma è anche un bell'uomo. Lo sapeva? Beh, mi hanno detto di peggio. Ricorda quella notte in ufficio quando voleva offrirmi un sandwich? E lei rifiutò. Io credevo fosse l'inizio di una seduzione. Quella notte lo era. Perché? Ha cambiato idea? No, solo non insisto nelle cause perse. Chi le ha detto che è una causa persa? C'è nessuno qui? Vuole un passaggio? Non si preoccupi, signor Morgan. Non l'abbiamo dimenticato. Mi riportate in città, eh? Ehi, ma perché tanti riguardi?
Mi hanno promosso direttore. Stia zitto. Ehi, ha superato il bivio. Dove diavolo va? Uno di noi qui sta per suicidarsi. Immagino che non sia uno di voi due. Sei un contadino? Sì, sono un contadino! E allora perché ti porti dietro un maiale? Dagliela a quel bastardo! Figlio di puttana! Grazie, Albero. Quello si rialza. Accidenti. Sì, pronto. Brenda. Brenda, sì, sto rientrando in macchina dalla campagna. Riesci a sentirmi? Sì, mi hai trovato per caso, stavo uscendo. Sì, sto bene. Senti, Brenda, è molto importante. Devo andare immediatamente all'agenzia. Avverti il sergente Eckersley di raggiungermi lì il più presto possibile, ok? Il sergente Eckersley? Hai benzina? No, qui vendiamo soltanto frattagli. Il pieno a tutte e due. Il telefono ce l'hai? Sì, e voi ce l'avete. Lì un po'. Come hanno fatto due signorini come voi a rimediare questi bolidi? Vinci dalla tombola o rapina la tabaccheria, eh? Perché non chiudi quella bocca di merda? Va bene. Ho capito. E dove credi che sia adesso? Beh, andateci anche voi, deve essere sistemato stanotte. Coglioni. Muoviti, Charlie! Apri! Devo salire nel mio ufficio! Guarda come va piano. Devono pagare la ora questo. Grazie. Ehi, aspetti. Deve firmare l'entrata.
È la cravatta che stava cercando? È questo che fa lei, il sabotaggio delle elezioni. Lei non sa vedere al di là del suo naso, Morgan. C'è infinitamente di più in gioco. E sarebbe? Lei non è un pubblicitario. Che cos'è allora? Ho tutto di sopra. Vuol vedere? Su, venga. Si fidi di me, Philip. Ci faremo una proiezione privata. A volte trovo che lei è troppo gentile con me. Così questo è il 28° piano. Quando lo aprirà a tutti? Mai. Lei ha presente, no, Sweat? Uso un altro deodorante. Sì, anch'io. Si siede. Su, si metta pure comodo. Lo short di Non Sweat conteneva due messaggi. Quello del cliente e il mio. Pubblicità e messaggio subliminale su bande separate. Dai. Si può tirare sull'una oppure l'altra, come si vuole. Il messaggio viene registrato dalla mente, ma lo spettatore non ne è consapevole. Nelle copie in distribuzione, il messaggio subliminale era occultato a un 300° dell'intensità del messaggio pubblicitario. E ho convinto il pubblico, Morgan. Ho fatto saltare il presidente della commissione per i rapporti con l'estero. Così ora c'è un altro maledetto liberale di me. Come sa che non sarebbe stato comunque battuto? Considerazioni tecniche. Il nostro candidato andava a fiacco, non raggiungeva l'11% delle preferenze. Una mattina, prima delle elezioni, Nosweet ha cambiato tutto. Immagino che il prossimo obiettivo sarà la Casa Bianca. Precisamente. Questa è un'arma micidiale. Fateci entrare nel vostro salotto e entreremo nelle vostre menti. È il potere. Di chi? Il nostro potere. La pubblica opinione è determinante. Qualcuno deve porsi alla sua guida. E ha deciso che questo posto spetta a lei. Ma niente affatto, sono stato assunto, finanziato. Certo, condivido le idee delle persone con le quali lavoro e questo aiuta a capirsi. Chi sono? I nomi non hanno nessuna importanza. Alcuno indubbiamente li conosce, ma chiamiamoli solamente gruppo di potere Condor. Una elite di vertice che sa quanto è importante manipolare la pubblica opinione. L'avverto che sono deciso a smascherarla. Lei non lo farà. Non ne ha nessun diritto. La gente vuole essere guidata, ha bisogno di una guida. E noi oltretutto abbiamo piani a lungo termine. Che magnifica idea, un picnic sulla luna. Oh, non so come sia successo, ma ho dimenticato il nostro Chocolate Planet. Oh, oh no! Non c'è da preoccuparsi, bambini. Chocolate Planet si trova dappertutto. Messaggi subliminali anche per i bambini. E la generazione che segue. Passano 6 ore al giorno davanti alla televisione. Possiamo seminare. Ma che cosa c'è lì sotto? La cosa non è completamente negativa. La concentrazione di potere è salutare. È come un aspirapolvere che succhia il caos e il disordine del mondo e lo spazza via. Presto il Condor avrà in mano il paese. E chi vi dà questo diritto di spazzare via tutto? La gente finirà sempre per pensare con la sua testa. Ma quanta fiducia nella natura umana da parte di un uomo che si è guadagnato la vita esaltando i resistenti pregi di detersivi, saponette e cibo per cani. Non è Philip, lei davvero mi delude. Fino ad ora la pubblicità di Chocolate Planet è pulita. È come un cannone scarico. Cominceremo a lavorarci domani. Senza di lei, purtroppo. Stavolta non fallite. Avevo tanti progetti per lei. Facciamo un'altra scarrozzata? È in ritardo all'appuntamento. Col suo creatore. Ehi, non avete firmato? No.
chiuso dalle 9 di sera alle 9 di mattina. Ah, signor Quinn. Vuole uccidermi come ha ucciso Goldstein? No, no. Lui lo abbiamo soffocato. A lei invece sparerò. Sarà difficile farlo passare per un suicidio. Perché, signor Morgan? Lei è entrato qui, mi ha aggredito e quando la troveranno con una pallottola nella testa... Interessante, signor Quinn. Continui, se vuole. Signor Morgan, a quanto pare le devo delle scuse. Sergente, quanto ha sentito può farle credere in quello davvero, che... Davvero, eh? Avete visto? Hanno chiuso la bocca a Quinn. Se come pare Quinn lavorava per uomini politici, questi domani potranno ricominciare tutto da capo con un'altra agenzia e con un altro Quinn. Ma ora il mio problema è diverso, non è a questo che penso, ma a te. A me? Sì. Forse il tuo amico ti sta ancora aspettando. Sì, sono passate 5 ore. Avevate certo qualcosa in programma? Sì, un posto di terza fila in platea. Balletto? Pallacanestro. Oh, pallacanestro. Vedo che stai allargando i tuoi orizzonti. Touché. Bene, considerato che sei una professionista e una donna indipendente, intravedi nessuna possibilità di essere felice con un uomo che sta per gettare alle ortiche il lavoro pubblicitario? Sì, è possibile. Solo possibile? Probabile. Non buttarti via. Io opterei per una cenetta al lume di candela e dopo andremo a casa mia a dar da mangiare a un felino affamato. Andiamo. Ah, dimmi, principessa ha saputo adattarsi al nuovo ambiente. Dunque, ho scoperto su di lei una cosa molto interessante che Goldstein non ci aveva detto. E sarebbe? Principessa è maschio. Sei alla ricerca di un centro specializzato in